Possiamo però partire dalla fine della seconda guerra mondiale per spiegare l'Unione Europea. Alla fine della seconda guerra mondiale ci ritroviamo l'asse, diciamo, i nazifascisti sconfitti, con un'Europa massacrata, la Germania ridotta in macerie, divisa in due in pratica, la Francia che era stata occupata dai nazisti, quindi ridotta in un cumulo di macerie anche lei, l'Italia sì, liberata, l'Unione Sovietica che avanza da un lato e arriva a Berlino, e gli angloamericani che prendono l'altro pezzo della Germania, dividendo la Germania in due repubbliche, una la DDR e l'altra la Repubblica Federale Tedesca. Cosa succede? Che in pratica gli americani e gli alleati vogliono ricostruire la svelta, la Germania ex, la Germania quella occidentale, e succede che si adoperano appunto per la sua ricostruzione, fanno dei congressi dove le altre nazioni vincitrici, Gran Bretagna e Francia, hanno paura di una veloce ricostruzione della Germania, perché già in passato, dopo la prima guerra mondiale, nasce la Germania potente, la Germania perde, ridistrutta ancora una volta, l'Occidente la ricostruisce e nel 1939 arriva Hitler e la Germania ancora porta in guerra l'Europa, quindi è uno Stato molto molto potente. E la Francia, soprattutto la Francia, per evitare questo, decide di pacificare l'Europa dando un'idea di un'Europa unita sotto il piano economico, con la materia prima del carbone, ovvero produzione di energia, e entrambe le nazioni erano molto ricche di questa materia prima, e la susseguente produzione dell'acciaio, materiale fondamentale per la costruzione in generale, per la ricostruzione di una nazione, di qualsiasi nazione. Quindi il principio fondativo dell'Unione Europea è proprio quello, il mercato del carbone e dell'acciaio. L'idea di un'Europa unita si divide in due, tre teorie, due sono molto simili, quindi io le metto insieme. La teoria liberale o catto liberale, ispirata da partiti esponenti, partiti borghesi. In Italia abbiamo De Gasperi, abbiamo Einaudi, che teorizzano un'Europa federale, però unita sì politicamente, ma dominata da organismi sovrastatali, ovvero non una nazione unica. Le nazioni rimangono se stesse, però le decisioni dal punto di vista economico e politico devono passare in mano a organismi sovranazionali. Questa teoria si chiama output democracy. Mentre la sinistra europea più in generale, ma in particolare in Italia, si sviluppa un bel movimento che viene, andatevelo a leggere, il manifesto di Ventotene, dove Spinelli teorizza invece un'Europa unita totalmente, nemmeno federale, proprio unita, basata sulla fratellanza tra i popoli e la cooperazione tra i popoli attiva, con un governo centralista, in modo da unirla senza divisioni di ogni sorta, dal punto di vista sia economico che politico. Purtroppo la storia insegna che a vincere, come al solito, sono i poteri forti, sono i liberali, quindi l'Unione Europea procede attraverso la linea borghese e cattolica, liberale dell'Unione Europea. Il primo passo lo fa il ministro francese Schuman, che nel 1950 appunto fa una dichiarazione solenne per l'Unione Europea. Questo trattato viene firmato il 9 maggio 1950 a Parigi. È anche conosciuto come il trattato istitutivo della CECA. La CECA cos'è? La CECA è la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, quella cosa che dicevamo prima appunto. Un organismo sovrastatale, sovranazionale, che decide le linee guida per il commercio delle due materie prime tra gli Stati membri. Viene firmato da sei Stati principalmente questo trattato, che sono la Francia, il Belgio, la Repubblica Federale Tedesca, l'Italia, il Lussemburgo e l'Olanda. Questa CECA, che alla fine è proprio l'embrione dell'Unione Europea odierna, venne organizzata in che modo? Creando quattro organismi dirigenti. Uno è un'alta autorità, che adesso potremmo chiamarla Consiglio Europeo, composto da nove membri, tutti capi di governo, bene o male, degli stati aderenti. Gli stati maggiori ne avevano uno in più, i tre fondatori, quello Francia, Gran Bretagna, Irlanda e Germania, Italia e Germania. Poi c'è un'assemblea, che è un mini parlamento di 78 deputati eletti a suffragio, ne
vari stati membri, poi abbiamo un consiglio dei ministri che è formato dai ministri dell'economia e del tesoro dei sempre degli stati membri e una corte di giustizia, la corte di giustizia che è formata da dei giudici sempre nominati dal consiglio europeo e non a suffragio, che hanno il potere di controllare che tutti gli stati membri rispettano i trattati. Quindi la CECA è la formazione massima, la prima forma, diciamo, di governo dell'Unione Europea, sovranazionale, in cui i parlamenti nazionali non hanno potere. Cristian, scusami, come al solito faccio l'interruttore, ma no, fermami, solo una volta, poi non lo faccio più, che è particolarmente importante il passaggio che ha fatto, nel senso, la differenza fra gli organi eletti a suffragio, lui dice, cioè da tutti andando a votare, queste cose qua, come il Parlamento, e la differenza rispetto agli organi invece mediati, no? Quando il Consiglio Europeo, cioè l'insieme dei capi di Stato, nomina i giudici, piuttosto che poi vedremo anche responsabili di altri enti che verranno dopo, poi abbiamo questo, io esatto, non c'è una votazione, questo, no? questo è il massimo, perché l'Unione Europea qui è unita solo economicamente. Ad esempio nella CECA l'unica cosa che, ad esempio, a leggi che succede nella CECA è l'abolizione delle tariffe doganali, ovvero l'Italia, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, l'Olanda non hanno più una propria tariffa doganale, ma viene unificata per tutti. Però, appunto, l'invito a riflettere sul fatto che già nel momento in cui noi problematizziamo la rappresentanza, la democrazia rappresentativa, ha maggior ragione avere coscienza che esistono organi in cui si sovrappone un ulteriore livello, no? Quindi c'è, diciamo, una democrazia sottorappresentativa ancora. Ma completamente non rappresentata dai cittadini. Tant'è che l'unico elemento, organismo eletto e scelto dal popolo è l'assemblea, ovvero il mini parlamento, che però non ha nessun compito di controllo, perché le decisioni le decide l'alta autorità. Le approva il Consiglio dei Ministri Europei, che sono i 7 capi di governo dei 7 stati che formano la CECA, il Parlamento o Assemblea solo il potere di legiferare, di fare qualche emendamento, ma non ha potere decisionale, e la Corte di Giustizia invece si occupa di far valere il trattato in sede internazionale. Questo costituisce la CECA. Poi dopo quella cosa che mi dicevi tu adesso verrà ancora fuori in maniera ancora più accentuata in futuro con i trattati di Roma prima e Maastricht, quello che poi è l'apoteosi, la rovina di tutto, penso. Comunque pian piano ci arriviamo. Adesso hanno costituito dunque la CECA, riprendiamo, e quindi l'Unione Europea comincia una sorta di unione. L'unione definitiva, o almeno quella un po' più allargata, un po' più definita, l'idea viene in una riunione da Messina nel 55, in giugno, dove praticamente i ministri degli esteri degli Stati europei si riuniscono e insieme da lì decidono che bisogna fare un ulteriore passo avanti nella Costituzione dell'Unione Europea. Bisogna creare un mercato comune dell'Unione, generale, aperto, liberale, non solo per il carbone. E dato che lo sviluppo tecnologico dell'epoca dell'energia atomica, perché ha scoppiato Hiroshima, sia gli americani che i sovietici hanno cominciato a ricercare nella tecnologia nucleare. Quindi serviva un accordo per far sì che le nazioni non usassero l'energia atomica in scopi non pacifisti o bellici o che. E allora si decide di preparare, diciamo, una carta, che poi si conoscerà come Trattato di Roma, che viene firmato proprio a Roma il 25 marzo del 57. Il primo documento dei due, appunto, costituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, che si può chiamare anche Euratom, che appunto regola e finanzia tutti i progetti di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare dei paesi membri della CECA. Questo è il primo documento, regola in sostanza quello. Il secondo invece istituisce la Comunità Economica Propria Europea, che è la base ancora adesso dell'Unione Europea, ovvero elimina, attraverso passa l'eliminazione dei dazi doganali degli stati membri, l'istituzione di una tariffa doganale esterna, ovvero tutti hanno la stessa quota doganale di introiti,
e l'introduzione di politiche comuni nell'agricoltura, ad esempio nei trasporti, comincia a figurarsi un progetto che poi in futuro si trasformerà nella TAV famosa. Si creeranno anche i primi, diciamo, strumenti finanziari. La prima che viene creata è la Banca Europea degli Investimenti, che si occupa appunto di finanziare i progetti che dicevo prima, ovvero le prime linee di trasporto, le prime, non so, politiche comunitarie in fase di istruzione, queste cose qui. Poi il funzionamento degli organismi finanziari lo vediamo in seguito, quando ho spiegato bene o male come si compone l'Europa. Dunque la Comunità Economica Europea è il primo pilastro di quella che adesso chiamiamo l'Unione Europea. Oltre a queste tariffe doganali, la Comunità Economica Europea lavora per il movimento libero assoluto dei beni, dei servizi e dei lavoratori, ovvero si cominciano a sviluppare le prime deregolamentazioni a livello sindacale, cominciano le prime cose che poi porteranno anche alle lotte degli anni 70, cominciano i primi dislivelli tra lavoratori, si incominciano tutte queste politiche e quindi questo viene costituito. Cosa cambia a livello organizzativo nella Comunità Economica Europea dalla CECA? Sostanzialmente niente, c'è sempre questa assemblea che è l'equivalente del Parlamento Europeo, aumentano qualche deputato ma non più di tanti. C'è il Consiglio Europeo che sostituisce l'alta autorità. Mentre l'alta autorità decideva prima era formata da 9 membri, il Consiglio Europeo invece adesso è formato dai capi di governo degli Stati membri, non più da 9 scelti. Quindi sono i capi di governo a comandare. Si forma una Commissione Europea che sostituisce al corpo, ma non sostituisce il Consiglio Europeo, ovvero un insieme di capi di governo e ministri settore per settore, e che questi sono quelli che legiferano e fanno le proposte di legge dell'Unione Europea tuttora, e rimane la Corte di Giustizia sempre col solito ruolo, ovvero di osservare che questo trattato venga rispettato dagli Stati membri. Se c'è qualche intervento mi fermo adesso, se no passo al prossimo trattato. Se sei alla fine della terza pagina vado a fare le fotocopie. Se non è chiaro qualcosa, perché sennò poi magari mi fermerò subito. Tutto chiaro. Quindi adesso abbiamo creato la Comunità Economica Europea, sempre dal profilo liberale, dimentichiamoci le opposizioni perché non c'è, ha preso questo filone catto liberale del libero mercato, del libero commercio, libera circolazione dei beni, della finanza, dei servizi, dei trasporti, tutto libero. Tutto viene organizzato sopra i governi nazionali e quindi prende corpo definitivamente poi col passare degli anni. Arriviamo direttamente, perché poi negli anni 70 non ci fu un particolare, ci furono molte lotte Stato per Stato, ma a livello europeo gli anni 70 non portarono nulla di concreto nell'insieme. Cioè nulla andò a intaccare la formazione dell'Unione Europea, perché era un organismo talmente sconosciuto ed ancora sotto il profilo solamente economico e poco politico, che la politica nazionale dei governi e degli Stati membri non andava a intaccare la sua formazione. Arriviamo così agli anni 80, a cavallo degli anni 80 si comincia a viaggiare verso il trattato di Maastricht, che fu veramente quello fondativo dell'Unione Europea odierna. È quello che ancora adesso, nonostante le modifiche di quello di Lisbona poi, sviluppa il funzionamento e gli organismi e tutti gli accessori, gli strumenti che l'Unione Europea ha per governare. Quindi succede che in un Consiglio Europeo, a Stoccarda, si inizia a proporre appunto una sorta di trattato ancora per l'Unione Europea effettiva. Si decide così di convocare una conferenza intergovernativa, ovvero vari ministri degli esteri e delle finanze si riuniscono in Italia e cominciano a gettare le basi dei documenti che porterebbero poi alla creazione dell'Unione Europea. I tre pilastri su cui si forma l'Unione Europea essenzialmente sono la creazione della Comunità Europea, che avrebbe inglobato la CECA, che dicevamo prima, la Comunità Economica Europea nata a Roma, e la Conferenza Europea sull'Energia Atomica.
Il secondo pilastro riguarda la politica estera comune all'interno della NATO e la sicurezza comune, la creazione dell'Interpol, dell'Europol, di vari organismi di polizia extraeuropei, sì, extraeuropei, extranazionali, sovranazionali, e affari interni e giustizia, sempre il solito metodo, con i giudici che controllano che i trattati vengano rispettati. Vengono conclusi questi lavori di questa conferenza intergovernativa e a Maastricht il 7 febbraio del 92 viene firmato il trattato sull'Unione Europea, che è poi il trattato di Maastricht. Questo è proprio il trattato che costituisce l'Unione Europea alla fine, l'Unione Europea già un po' più federale. Viene riconosciuto il Consiglio Europeo come organo di sviluppo politico, nonostante l'Unione Europea rimane una struttura un po' anomala, perché non dispone di una personalità giuridica propria. Adesso mi sono perso, scusate. Insomma, nasce il primo trattato dell'Unione Europea e nasce l'Unione Monetaria. Ci misero dunque il calendario, i processi, i passi per la creazione di una banca centrale europea e di un sistema europeo delle banche centrali. Questo perché? Perché non tutte le nazioni, venne proposto l'introduzione di una moneta unica e non tutte le nazioni dei 25, 27 decidono subito di aderire all'euro. La Gran Bretagna, ad esempio, decide, e la Danimarca, gli Scandinavi decidono che l'euro, loro non ci vogliono nemmeno entrare. E allora si suddivide in due. La Banca Centrale Europea governerà gli organismi finanziari e deciderà le politiche monetarie per l'area dell'euro. Il sistema europeo delle banche centrali invece deciderà delle normative quasi insignificanti, perché le politiche monetarie della Gran Bretagna, della Danimarca, degli Scandinavi rimangono a esclusiva competenza del loro governo nazionale, decidono solamente qualche normativa sui tassi di cambio e basta, in sostanza. Si decide il tasso di cambio valuta per valuta con il futuro euro, ad esempio quello dell'Italia, chi è che ce lo ricorda? 1936,27. E mi sono tirato tanto. Vabbè, loro non andavano alle mesi. Tiravo tante di quelle madone quando dovevo fare benzina. Berlusconi da una parte. 5 euro. Ti ricordi che Berlusconi mandò a casa di tutti l'euro converso? Percolatrice blu. Sì, me la ricordo bene. Politica. A Maastricht, per aderire all'euro, vengono appunto messi dei parametri abbastanza inquadrati e seri. Quindi vengo perché ricordarsi le memorie. Il primo è un rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%. Il secondo è un rapporto tra il debito pubblico e il PIL non superiore al 60%. L'Italia e il Belgio all'inizio furono esentati perché ne avevamo già tanto, però ci hanno fatto entrare lo stesso. Questo io non l'ho ancora capito, neanche guardando qui. Tasso di inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre paesi virtuosi, che sono la Germania, la Francia e la Gran Bretagna. Tasso di interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre. Permanenza negli ultimi due anni nel sistema monetario europeo senza fluttuazione della moneta nazionale, ovvero senza svalutazioni. Noi la svalutazione l'abbiamo avuta nel tramite, infatti eravamo usciti dal sistema monetario europeo e per entrare poi nei meccanismi di Maastricht è servita un'eurotassa, la famosa eurotassa che poi il governo italiano restituì alle famiglie per circa il 60%, mi pare, venne restituita circa per quella quota lì. Devi fare il cameriere. Oggi va così, Nel trattato vengono anche impiegate diverse politiche, quella di coesione sociale, che si arricchiva di un fondo per i progetti tipo Erasmus, i primi progetti di istruzione venivano finanziati dopo il trattato di Maastricht, lo sviluppo, progetti di sviluppo delle reti transeuropee di commercio, delle linee navali, e soprattutto si concretizza l'inizio del progetto della TAV a livello europeo, che collega tutte le capitali degli Stati europei, in teoria. Poi in alcuni paesi è stato fatto, in alcuni no, questo comunque nasce da lì. Però l'innovazione che stupisce di più, la novità diciamo del trattato di Maastricht, è la sussidiarietà tra gli Stati, ovvero si comincia a delineare una politica di
che se uno stato è un po' più in difficoltà bisogna sopperire allo stato più forte sopperisce allo stato più debole. E questa è la novità più importante. Viene aumentato il Parlamento europeo, si passa a 140 deputati, sempre eletti a suffragio universale tramite le elezioni europee in ogni paese membro, e si dà qualche potere in più, ovvero praticamente si permette al Parlamento europeo di prendere decisioni insieme al Consiglio europeo, tramite consultazioni parallele. In sostanza succede questo. È il primo passo appunto verso l'Unione europea e coincide, si dà la linea programmatica per la nascita del futuro euro, della moneta unica. L'euro infatti nasce nel 99, debutta nel 99 nell'economia finanziaria. Si iniziano a vendere i primi titoli di Stato in euro, mentre sul mercato monetario, a livello monetario, arriva nel 2002, nei paesi, solo nei paesi che li hanno aderito ovviamente. Per arrivare a questo ci sono anni dove, ad esempio, in Italia, ma tutti gli Stati membri hanno anni dove per un paio d'anni viene data la possibilità ai governi di mantenere il cambio con lira ed euro, ovvero si può ancora acquistare in lire. E poi dopo verrà pian piano gradualmente tolta e rimarrà l'euro come unica moneta. L'euro è amministrato dalla Banca Centrale Europea, appunto come dicevamo, che fa parte del sistema europeo delle banche centrali ed è il primo e unico organismo che può dettare sia i tassi di cambio che i tassi di interesse, è lui che amministra l'euro in pratica, che ne gestisce la stampa, che ne gestisce il conio, la distribuzione, tutte le politiche riguardanti l'euro. Organismi di controllo della Banca Centrale Europea e paralleli sono l'Eurogruppo, che è praticamente il consiglio di tutti i ministri delle finanze dei vari paesi membri, che si riuniscono poi nell'Ecofin, dove ci sono appunto i ministri delle finanze dei governi degli stati membri, più dei consulenti scelti da questi ministri. Infatti noi portavamo prima Draghi, poi Monti, poi Draghi, ne abbiamo portati parecchi. E i criteri di scelta vengono appunto esaminati in base alle competenze in materia bancaria, monetaria o finanziaria di questi elementi. Noi permettiamo a dei tecnici di banca di andare ad amministrare il futuro della nostra moneta, lo decidono solo loro. Con l'adozione dello scopo della moneta unica qual era? Era quello di arrivare a stabilizzare un'intera area economica europea abbassando l'inflazione, ovvero avrebbe dovuto portare a un aumento dei prezzi dove i prezzi erano più bassi e un calo dei prezzi dove invece erano più alti. La stessa cosa doveva accadere con i salari, doveva stabilizzare. Il tedesco, il francese e l'inglese, che avevano un certo tenore di vita, avrebbero dovuto scenderlo di un attimo e livellarsi con quelli degli stati del sud Europa, Spagna, Italia e gli altri paesi. Purtroppo penso che sia avvenuto l'esatto contrario, ovvero il nord Europa, la Germania e i paesi forti si sono rinforzati ed arricchiti, i paesi del sud Europa invece sono stati depredati delle loro risorse e ridotti a una sorta di periferia dell'Unione, in quanto tutta la ricchezza viene centralizzata a Bruxelles e alla fine alla Germania. Con la nascita dell'euro e le sue politiche di amministrazione si va verso Lisbona, ovvero occorre stabilizzare tutto e modificare i trattati vecchi, perché adesso c'è una moneta unica, quindi bisogna avere regole ferree per la gestione appunto di questa moneta e per la formazione governativa per la futura Unione Europea. I paesi sono 27 adesso, solo 11 aderiscono all'euro, gli altri no. E quindi si va verso il trattato di Lisbona. Passando per cosa? Per un trattato che viene firmato a Amsterdam e che approva il patto di stabilità e crescita, ovvero si comincia dopo Maastricht a parlare di regolamentazione di bilancio e di debito pubblico. Viene istituito appunto questo patto di stabilità e crescita, dove vengono dati dei limiti di serie al bilancio dello Stato, e gli stati che sforano, che avrebbero violato questi limiti, cominciano a essere puniti. Si inventa col trattato di Amsterdam
il famoso, come si dice, regime di austerity, quello, la regolamentazione fissa, si cominciano a decidere le punizioni, si cominciano a decidere le multe e le sanzioni. Ad esempio, in questo trattato, che si basa su tre punti, si decide che se il deficit di un paese membro si avvicina al tetto del 3% del PIL, la Commissione europea propone al Consiglio dei Ministri, in sede di ECOFI, ovvero la Commissione nota che l'Irlanda sta sforando, passa la pratica al Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri europei dice sì, questi stanno sforando del debito, la passa all'ECOFIN, dove i ministri del tesoro e dell'economia di tutti gli stati membri decidono che questo Stato non va bene, che il bilancio di questo Stato non va bene, non rientrerà, allora cosa fanno? Mandano un avvertimento, la famosa lettera di Draghi arrivata a Berlusconi non è altro che questo, che gli sta dicendo che insomma state superando il tetto. Se questo tetto viene superato, lo stesso Consiglio europeo, la stessa Commissione europea procede direttamente alla sanzione. La sanzione equivale a uno 0,2% del PIL, ovvero una multa salatissima, si parla di miliardi di euro. Se invece lo Stato fa delle manovre correttive e il debito dimostra di rientrare entro un paio d'anni, esercizio, allora la pratica viene sospesa temporaneamente, quando quello Stato rientra totalmente negli anni previsti, nel calendario previsto, allora viene cancellato, se no può venire ripristinato. Questo è in sostanza la formazione del trattato di Amsterdam che prevede il patto di stabilità e di crescita, che poi porterà ai trattati di Lisbona e al futuro passo patto sul debito di adesso, quello di Monti del 2012. Il primo allarme appunto fu proprio dato all'Irlanda nel 2001, che rischiò di sforare il debito, e ci fu già nel 2001 un tentativo di uscita dall'euro. Col trattato di Lisbona infatti si approvano queste cose più, si comincia a passare per allargare ancora di più, sempre liberare dei dazi doganali, si incomincia a investire su una linea di comunicazioni più efficiente e più libera in tutta l'Europa, si mettono regolamenti dove le scuole devono essere dotate di linee internet con insegnanti capaci di usarlo, nella ricerca si cominciano a fare dei progetti veri e propri di studio finanziati dall'Unione Europea per tenere i ricercatori, per finanziare la ricerca a tutto il livello globale, un importante progetto a livello finanziario anche, di ricerca sui derivati e sulle politiche finanziarie viene finanziato dall'Unione Europea. Per il settore produttivo le piccole e medie imprese vengono facilitate, l'Unione Europea dà dei fondi, sovvenziona le imprese per le politiche del lavoro, che assume i contratti flessibili, si cominciano queste cose qui. Il Trattato di Lisbona poi va a definire di preciso le competenze dell'Unione Europea, oltre a costituirla in maniera vera e propria. Il Trattato di Lisbona infatti abolisce i pilastri del Trattato di Maastricht e distribuisce invece le competenze organo per organo. Le competenze si dividono in un po' di settori, ci sono le competenze esclusive, ovvero che sono ad esempio l'unione doganale, le regole della concorrenza dei mercati, sono, in questi campi sono solo l'Unione Europea a giurisdizione, in questi campi vi è anche l'unità monetaria, le politiche economiche e monetarie sono di competenza esclusiva dell'Unione Europea, dell'organo europeo e non più dei governi nazionali. Poi ci sono le competenze concorrenti che riguardano il mercato interno dei paesi, le politiche sociali, la coesione economica, l'agricoltura, la pesca, i trasporti, che queste invece vengono derogate. L'Unione Europea ha potere decisionale su queste, però può delegare, può derogare i governi nazionali di decidere in questo senso. La TAV è un esempio, l'Unione Europea ha lasciato liberi i governi di scegliere se farlo o no. L'unica imposizione che avevano è che se la facevano avevano dei soldi, un finanziamento dall'Unione Europea, quindi quasi tutti i governi hanno scelto di farlo, perché in sostanza di questo si parla. Penso che avere un treno che vada da Torino a Lione in maniera ultra rapida non so se serve per un'Unione Europea unita, non credo, io penso proprio di no, ecco. Se non ti davano tutti i miliardi per costruirla forse non sarebbe stata fatta, ecco, quella scelta lì.
Poi ci sono le competenze di coordinamento, che riguardano le politiche economiche, i contratti di lavoro, diciamo un po' la roba un po' spinosa di ogni Stato, che queste vengono proprio delegate agli Stati membri, ai governi degli Stati membri, che però devono riferire sempre al Consiglio europeo. E le ultime sono le competenze di sostegno, ovvero la salute umana, tutte diciamo il, come si può dire, dove c'è molta spesa ma l'interesse è la sanità, i servizi sociali, la cultura, il turismo, lo sport. Queste vengono date in delega completamente ai governi europei. Quindi dopo Lisbona vediamo che chi ha costruito l'Unione Europea si è tenuto la manovra di controllo assoluta sul settore economico e sui settori legislativi, e i settori invece del welfare li ha ceduti ai governi nazionali, mettendoli così in difficoltà. Nel Trattato di Lisbona cosa succede anche di importante? Innanzitutto si mette una clausola dove uno Stato membro può decidere di uscire dall'Unione Europea. Prima non si poteva, doveva essere espulso. Invece col Trattato di Lisbona uno Stato può scegliere di uscire dall'euro. E vengono riorganizzate e ben definite i compiti della Banca Europea degli Investimenti e della Banca Centrale Europea, ovvero gli organismi finanziari dell'Unione. Come funzionano questi organismi finanziari? La Banca Europea per gli Investimenti, o BEI, è un'istituzione finanziaria dell'Unione Europea, ma che si occupa, finanziata da tutti gli Stati innanzitutto. Tutti gli Stati membri dal 1957 contribuiscono con dei fondi, sono obbligati a dare dei fondi per il capitale, a capitalizzare questa Banca Europea per gli Investimenti. Questi finanziamenti, questi soldi vengono devoluti nei progetti che dicevamo prima. L'Unione Europea decide che c'è da fare una rete a banda larga per le scuole in Italia, la Banca Europea degli Investimenti prende i soldi da un fondo e li presta, li dà ai governi per sviluppare questi progetti. La Banca Europea degli Investimenti può effettuare anche fondi e prestiti a fondo perduto, è successo in tanti casi, i progetti Erasmus, il famoso progetto soprattutto per le scuole, sono stati finanziati per un tot anni e poi chiusi o cambiati o modificati. Ha il compito quindi di contribuire facendo appello al mercato libero. Viene sì finanziato con le quote degli Stati, però può venire finanziata anche dal mercato libero. Un privato può investire dei soldi in questo fondo. Ad esempio le grandi aziende tipo la Fiat, tipo le aziende di ricerca, specialmente in Germania, hanno contribuito molto alla creazione di questi fondi per lo sviluppo. Altro discorso si fa invece per la Banca Centrale Europea, che qui è un po' complicata perché è un organismo economico e decide attua le politiche monetarie per 17 paesi dell'Unione Europea che adesso hanno aderito all'euro. La BCE è stata istituita dal Trattato di Maastricht ed entra in funzione appunto nel 2006. Questo è stato adesso? Sì. Entra in vigore appunto, entra in funzione nel 99, quando col Trattato di Maastricht e con la nascita dell'euro. In esso sono sanciti irrevocabilmente i tassi di conversione, ovvero decidi i tassi di cambio dell'euro rispetto alle altre monete estere, e può emanare decisioni future e formulare anche raccomandazioni per le politiche monetarie degli Stati. La BCE, come detto prima, fa parte del sistema monetario, del sistema europeo delle banche centrali, che comprende anche la Banca d'Inghilterra, la Banca della Danimarca e di quelli che non hanno aderito all'euro. E i suoi compiti in sostanza sono mantenere sotto controllo l'andamento dei prezzi, che è il principale, nasce così la Banca Centrale Europea. Il secondo è controllare e regolamentare l'emissione di moneta, ovvero decidere quanto stamparla, per chi, con i livelli dei coefficienti, e sviluppare e programmare le politiche economiche e monetarie dei paesi aderenti all'area euro. Questo secondo una regola comune, ovvero agire in conformità, questo è proprio scritto nei trattati, se lo andate a vedere lo trovate, in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza, ovvero nessun governo nazionale può intervenire nelle politiche monetarie dell'euro.
altri compiti che ha è promuovere e regolare il funzionamento dei sistemi di pagamento elettronici, infatti vengono con la nascita della Banca Centrale Europea cominciano a essere creati le prime cambiali, quindi i codici IBAN famosi, no? I finanziamenti, si ha una finanziarizzazione di massa dell'economia. Gli organismi che la compongono. La Banca Centrale Europea è stata costruita sulla base della Bundesbank tedesca, ovvero della Banca Centrale tedesca. E gli organismi sono composti da un comitato esecutivo, a cui capo siede il governatore, adesso Mario Draghi, prima Trichet, e da quattro altri membri, scelti in base alla loro autorità e esperienza professionale, riconosciuta in materia monetaria o bancaria. Questi sono nominati dal Consiglio Europeo, che appunto li sceglie in base alle proprie competenze bancarie e monetarie. Non andrà mai a scegliere, non so io, Ingroia, ma questi sono andati a scegliere i vari Trichet, i vari Papadimos, che era un vicepresidente, che poi ha fatto quello che ha fatto in Grecia, Mario Monti già ne faceva parte, perché hanno, insomma, vengono scelti con questi coerenti. Il comitato esecutivo ha appunto i compiti dell'attuazione della politica monetaria e della gestione propria della Banca Centrale Europea, quindi i compiti principali, quelli decisionali. Il secondo organo è un consiglio direttivo che è formato dai governatori delle altre banche centrali, ovvero della Banca d'Italia, della Banca di Francia, della Banca Spagnola, di tutte le banche centrali. Le funzioni del consiglio direttivo in cosa consistono? Il primo è nel definire l'orientamento della banca, ovvero decidere che linea prendere, ad esempio con le sanzioni o proprio con le linee monetarie da imporre ai governi, perché sono banche centrali degli stati membri. Il secondo è definire propriamente la politica monetaria nell'area dell'euro, ovvero come quello che stanno facendo, quindi decidere i debiti, i limiti di sforamento, le sanzioni da dare, il calendario degli anni in cui gli stati membri devono ripagare il proprio debito o devono dare dei versamenti, e infine sceglie i membri che formeranno poi il comitato esecutivo, che è quello che dicevamo prima, ovvero partecipa alla selezione dei membri che andranno a formare il comitato esecutivo della BCE. È un po' ambiguo come funzionamento, penso, chiaro? Poi il terzo organo e ultimo è un consiglio generale, che è formato anche dagli altri governatori delle banche centrali non appartenenti all'euro. In questo consiglio generale, diciamo, ci sono tutti i governatori delle banche centrali di tutta l'Unione Europea, quindi di tutti i 27, non più solo i 17 in area euro, ma tutti. E questo consiglio generale in sostanza produce poco, ha solo pochi compiti di produzione di qualche norma, delle procedure contabili, dei vari sistemi di pagamento, ma non interviene assolutamente sulla meccanica e sulle politiche economiche dell'area euro. Su questo non comanda, è proprio un consiglio fatto per tenere diciamo, collegati tutti i paesi dell'Unione Europea a un sistema monetario. Diciamo. La BCE quindi è una banca anomala, è una banca, io chiamerei, molti lo dicono che sia privata, infatti è formata da capitali privati. È privata perché è istituita tramite le altre banche centrali, diretta dalle altre banche centrali. Le banche centrali di tutti gli stati aderenti all'euro sono insieme di banche private, quindi anche la Banca Centrale Europea di fatto poi è una banca privata. La nostra Banca d'Italia è formata con i capitali di Unicredit e degli altri due maggiori banche in Italia, San Paolo, Intesa, tutti questi istituti bancari qui. Quindi cosa fa? Svolge però funzioni di banca centrale, ovvero stampa le monete, dà le direttive, come già detto, per dirigere le politiche monetarie, e svolge proprio la funzione di banca centrale, può detenere le riserve aurifere degli stati membri, poi lo vedremo dopo. Decide i livelli di inflazione, di PIL, di cambio dell'euro rispetto agli stati membri. Come si finanzia? Il capitale sociale della Banca Centrale Europea è sottoscritto e interamente versato dai paesi membri dell'area euro. Attualmente il capitale è di 5, adesso io non so quale sia una cifra, un casino di zeri,
comunque più o meno sono 5.000 miliardi di euro. Nel dicembre del 2010, quindi in piena crisi economica, viene deciso dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea un incremento del capitale di altri 5 miliardi di euro. La prima rata è già stata pagata nel 2010 e tutti i Paesi membri finiranno di pagare la seconda rata dell'aumento di capitale della BCE proprio in questi giorni. Se non sbaglio il 30 dicembre si parlava, è uscito un articolo appunto che prevedeva l'irrogazione dell'ultima rata di finanziamento. L'emissione di moneta da parte della Banca Centrale Europea avviene attraverso il criterio della domanda e dell'offerta di moneta. Qui è un discorso un po' complicato, ve lo leggo perché spiegavo in parole. La domanda e l'offerta di moneta sono legate a un tasso di interesse da un modello deciso in sede ECOFIN, secondo il quale esiste una correlazione inversa e non sempre lineare tra un'offerta di moneta e un tasso di interesse. In parole povere. Aumentando l'offerta di moneta, il tasso di interesse dovrebbe scendere in proporzione, viceversa, vendendo titoli per ridurre l'offerta, ovvero la circolazione di moneta, i tassi aumentano. Se si ha più moneta, è ovvio che i tassi scendono, che si va verso un'inflazione alta, lo dicevamo nella prima lezione, no? Più o meno. Sono un po' perplessi. È il mercato, praticamente viene deciso dal mercato il tasso e l'emissione di moneta dell'euro. La Banca Centrale Europea non può, come sapete, non può stampare moneta così, perché devono essere decisi dai governatori di tutti gli stati. Quindi la Germania è contro, ad esempio, a stampare moneta in maniera eccessiva, perché i suoi titoli e il suo valore, dell'euro diciamo circolante in Germania, perderebbe il valore. Mentre uno Stato come la Spagna, come la Grecia, avrebbe bisogno di più liquidità e di più moneta sul mercato per sopperire i suoi debiti, perché manca appunto la liquidità per i pagamenti, essendo in stradebito. E la BCE determina appunto queste alla leva, usando questo sistema. Lei può decidere effettivamente se sul destino dei vari Stati, cioè la BCE sulla crisi greca o quella italiana, quella irlandese, potrebbe... avrebbe potuto intervenire in maniera diversa di come ha fatto, avendo appunto lei la leva del conio delle monete, lo decide lei quanta moneta stampare e poi autorizza le banche centrali di ogni Stato membro a farlo. Come accumula in altra maniera il capitale della Banca Centrale Europea? Oltre ai fondi che gli vengono dati dai sottoscrittori, ovvero dagli Stati membri, la Banca Centrale Europea svolge anche operazioni di mercato aperto, che sono la vendita e la compravendita di titoli sul mercato finanziario, quello che parlavamo nella prima lezione che abbiamo fatto. Questo compra, ovvero si compra una certa quantità e in un periodo di tempo successivo la si vende e si ricavano dei soldi, il solito gioco finanziario che appunto avevamo spiegato nella lezione prima. Fa anche iniziative un po' più a lungo termine, ovvero compra dei titoli, li tiene lì. E poi successivamente, magari non so, passa un anno, rivende quei titoli che sono aumentati di valore, fa tutti questi giochi finanziari per incrementare il proprio capitale d'esercizio. Quindi è una banca vera e propria, non è, ha i compiti di banca centrale, però nell'insieme si comporta come una banca privata, fa il suo interesse, l'interesse dei paesi membri e soprattutto di chi la amministra. E chi la amministra, in generale, i ministri di tutto tempo sono quelli di Germania e Francia, quindi l'interesse della fetta più ricca, diciamo, dell'Unione Europea. La BCE è anche una riserva obbligatoria, ovvero ha costretto, diciamo, nei trattati, gli Stati membri hanno dovuto cedere parte delle loro riserve aurifere in oro alla Banca Centrale Europea, in modo che se ci fosse una crisi finanziaria gravissima come questa che è appena successa, la Banca Centrale Europea può anche decidere di vendere l'oro delle riserve nazionali per stampare moneta e poi da mettere in circolazione nel mercato reale. Un altro compito che ha la BCE appunto è diramare, diciamo deliberare la politica monetaria degli Stati europei, ovvero decidere.
per determinare queste politiche monetarie esistono sostanzialmente due modi di farlo. Uno si chiama monetary targeting, che è eseguito dalle banche centrali negli anni 70, ovvero si controlla l'inflazione e l'attività economica facendo riferimento al tasso di crescita delle monete. Questo però richiede una base concreta e solida di valore monetario, bisogna avere delle grandi riserve, dei grandi capitali di esercizio per poter fare questo. Infatti molti stati non ci riescono. Uno stato che è riuscito a fare della sua forza con questo sistema fu la Germania negli anni 80, prima di avere l'euro. Infatti il marco tedesco era una delle monete più potenti del mondo. L'altro è l'inflation targeting, quello che è stato fatto in Italia per tanti anni, che praticamente fa regolare l'inflazione e l'andamento dei prezzi in base al libero mercato. Il libero mercato comanda e decide quanto vale una moneta. La BCE cosa fa? La BCE non ne sceglie nemmeno una delle due, perché non ha la solidità di una banca centrale, ma ha al contrario il capitale di una banca centrale fuori. Quindi cosa fa? Ne decide una autonoma, innovativa, che non è mai esistita al mondo, è la prima volta che succede, e questa si chiama strategia orientata sulla stabilità, ovvero unisce il monetary targeting e l'inflation targeting creando appunto questo, puntando tutto sulla stabilità dei debiti e del cambio delle monete. Questo appunto include caratteristiche di entrambe le strategie che dicevo prima. Il consiglio direttivo della BCE ha creato un valore di riferimento per la crescita della moneta, che però non è vincolante. Determina le politiche monetarie su cosa? In base alle previsioni dell'attività economica reale, dei costi del lavoro, dei tassi di cambio, dei prezzi. Cioè fa delle previsioni, io decido una politica monetaria in base a che in Italia fra due anni il mercato del lavoro costerà tot, la disoccupazione scenderà a tot e l'attività economica reale crescerà del tot. Fa tutte delle previsioni in base a degli indici di valore, si basa sul paniere Istat ad esempio, degli altri Istat per l'Italia, ma gli altri panieri economici degli altri stati europei, si basa su quello. La BCE cos'ha inoltre? Inoltre è autonoma e indipendente. La BCE ha il controllo assoluto della moneta, è proprio stata pensata per agire in maniera indipendente dalla politica. Anche se viene scelta dal Consiglio europeo, nessun governo di nessun paese può interferire nelle politiche dell'Unione europea, perché il suo governante viene deciso da un organismo sovrastatale, che è il Consiglio europeo, ed è immune. La Banca Centrale Europea può operare, fare le sue scelte negli Stati membri senza che nessuno possa dire di no, è sbagliato. L'unica soluzione che un governo ha è uscire dall'euro. Non si può andare a contestare le scelte, e l'abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, non si può contestare le scelte. Con la Banca Centrale Europea appunto organizzata in questo modo, andiamo all'ultimo, poi ho finito, che è la parte più recente, ovvero passiamo da quello che è successo da Maastricht al Fiscal Compact. Dunque abbiamo parlato prima nel trattato di Maastricht, che è stato dove sono stati decisi i parametri di adesione alla moneta unica. Questi parametri, per rispettarli, molti stati, l'Italia ha fatto un percorso abbastanza cruento e difficoltoso, hanno dovuto fare sacrifici. Ci sono costati tagli enormi alla spesa di sanità, alla spesa pubblica in generale, è cominciato a essere privatizzata parte della sanità, privatizzato parte delle privatizzazioni degli anni 90, dei primi governi dopo Berlusconi nel 94, al governo Prodi prima dell'euro. L'Italia ha intrapreso una politica di liberalizzazione delle proprie industrie, del proprio apparato produttivo notevole. Viene privatizzata i cantieri, tutte le industrie principali del paese. Questo per avere dei soldi da pagare in tasse all'Unione Europea, per entrare nell'euro. C'era da ridurre il debito pubblico per riuscire a entrare nei parametri che permettevano di adottare la moneta unica. Tagli principalmente, la politica viene fatta appunto sui tagli. Per entrare nell'euro si deve tagliare, si deve risparmiare sul debito, si deve risparmiare sulla spesa pubblica e si taglia. Si arriva così a Maastricht, nasce l'euro,
E si continua di manovrine sempre per aggiustare il bilancio, perché poi col patto di stabilità e crescita vengono introdotti le multe, quindi bisogna stare nei parametri. Col trattato di Lisbona viene addirittura aggravato questo, perché se da Maastricht le sanzioni erano decise in tre fasi, ovvero dovevano essere deliberate, approvate e poi emesse, col trattato di Lisbona questo non succede più. Le sanzioni diventano automatiche. L'Italia sfora e le sanzioni automatiche. Viene creato questo, quindi vengono rese automatiche le sanzioni. Si arriva al fiscal compact, che viene approvato proprio in piena crisi. Il fiscal compact cos'è? Un accordo che era stato approvato il 2 marzo 2012 da tutti i 27 stati dell'Unione Europea, e questo prevede l'impegno di avere un deficit pubblico che più o meno sono i punti di Maastricht, che non deve superare lo 0,5% del PIL, l'obbligo dei paesi con debito pubblico superiore al 60% del PIL di rientrare entro tale soglia nel giro di 20 anni ad un ritmo pari a un ventesimo circa anno per anno, ovvero in Italia che ha un debito pubblico di 120 miliardi di euro ci spettano 20 anni di manovre da 45 miliardi di euro anno per anno, questo è quello che ci spetta. L'obbligo per ogni Stato di garantire le correzioni necessarie a sviluppare queste politiche, l'impegno di inserire nelle costituzioni o comunque nell'arco legislativo, nell'insieme legislativo di ogni nazione, il pareggio di bilancio in costituzione, calendarizzato in vari anni, ma comunque si dovrà arrivare al pareggio di bilancio, non dovrà più esserci il debito pubblico in nessuno Stato membro dell'Unione Europea, l'obbligo appunto di mantenere il deficit pubblico sempre sotto il 3% del PIL, e un altro obbligo è quello di tenere due vertici all'anno appunto su queste politiche monetarie per controllare che tutti gli stati eseguono, diciamo, il compitino in maniera precisa. In tal caso vigilare c'è sempre la Corte di Giustizia Europea. Una riflessione che si può dedurre dalla costruzione appunto dell'Unione Europea è che non vi è. Penso che il principio che dicevamo all'inizio, ovvero di un'Europa coesa, pacifica e unita, penso che non sia proprio così dopo questi anni. Penso che al contrario in Europa ci sia un vero e proprio governo, quasi una tirannia finanziaria. Si è creato attraverso il sistema liberale un'Unione Europea basata solamente e puramente sull'economia, sul libero commercio e sui mercati finanziari. Si è fatto aderire stati ricchi di livelli produttivi, di settori produttivi, ma poveri dal punto di vista delle ricchezze, per depredarli. Stati come la Spagna, l'Italia, la Grecia, che avevano un tenore di vita normale, un po' sotto la media rispetto ai paesi del nord Europa, mettendosi all'Unione Europea e soprattutto alla moneta unica, l'hanno perso tutto, perché è ovvio che si sono indebitati questi per reggere il passo con le nazioni tipo Germania, tipo Danimarca. Strutturando la BCE come una banca privata si è evitato che la politica entrasse in economia, perché con la crisi del 2008, se la Banca Centrale Europea invece di non stampare moneta, non comprare titoli di Stato dalle banche e dai governi centrali di ogni Stato membro, al contrario le comprasse, se la Banca Centrale Europea compra i titoli di Stato dell'Italia e rifinanzia il debito dell'Italia come fanno tutte le banche centrali del mondo, a eccezione della Banca Centrale Europea, il debito non ci sarebbe, il tasso di interesse sarebbe molto più basso e la crisi si sarebbe sicuramente risolta in un'altra maniera.